Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nato a Catania il 12 aprile 1935 da una famiglia di attori, Aldo Puglisi ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema negli anni 60. Tra i suoi ruoli più celebri ricordiamo quello di Peppino in Sedotta e Abbandonata di Pietro Germi, dove interpretava il giovane studente che corteggiava la sorella della sua promessa sposa, interpretata da Stefania Sandrelli. Il regista lo scelse anche per Signori e Signori, che vinse il Grand Prix per il miglior film al Festival di Cannes del 1966. Memorabile anche la sua interpretazione di Alfredo in Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica. Puglisi ha recitato in film come La ragazza con la pistola di Mario Monicelli, accanto a Monica Vitti e Vogliamo i colonnelli. Durante la sua lunga carriera, l'attore ha lavorato con registi di prestigio come Pierpaolo Pasolini, Renato Castellani, Bruno Corbucci, Pasquale Festa Campanile, Lucio Fulci e Lina Wertmüller. Una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo è stata nel 2003 in Segreti di Stato di Paolo Benvenuti. Puglisi ha sempre nutrito una profonda passione per il teatro. Tra le sue interpretazioni più significative si ricordano Il coraggio di un pompiere napoletano di Edoardo Scarpetta, La pazza di Chaillot di Jean Giraudoux, Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, La locandiera di Goldoni, dirette in Preciale Ciale dei Ciechi e Bicirac di